Le detonazioni ricominciarono. Un proiettile colpì l'aiuola e il basso muretto. Schegge di silicio gli penetrarono la guancia, ferendogli un occhio. Il cellulare gli sfuggì di mano. Trebbi intuì, con l'occhio ancora illeso, un'ombra muoversi veloce a una decina di metri. Si inginocchiò e sparò d'istinto, come tante volte aveva fatto al poligono. Sentì un urlo, vide l'ombra cadere, subito sparò verso la casa, dove sentì passi veloci sul piancito in legno e vide grossi barili volargli davanti. Non capì da dove arrivassero. Non sentì più nemmeno i suoni, come se stesse sparando con le cuffie. Poi avvertì l'urto alla spalla, all'anca, alla schiena, calci di mulo, talmente forti da non fare male. Gli spezzarono il fiato, piegandogli le gambe, e precipitò in un pozzo nero, senza fondo, senza luce, l'inferno muto degli sbirri senza fede.